Ho pensato molto a questo. Una donna come Liliana, buona, dolce, gentile, che aiutava le persone. No, non può essere che qualcuno le abbia fatto del male. Penso che si sia suicidata e che sia morta il giorno 14. Spero di avere presto delle risposte. A parlare è Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovic, la pensionata scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta in un boschetto il 5 gennaio 2022. Recentemente Sebastiano è stato presente alla riesumazione della salma della moglie. I resti della donna sono stati trasferiti a Milano presso l'Istituto di Medicina Legale dove opera l'anatomopatologa Cristina Cattaneo. Sarà la dottoressa Cattaneo, con la nuova autopsia, a cercare di stabilire l'epoca e le cause della morte della pensionata triestina. La riesumazione è stata un momento doloroso, ma necessario, sperando che possa portare una svolta alle indagini. Nel cimitero Sant'Anna di Trieste, dove Liliana era sepolta, Sebastiano si è presentato da solo. Al funerale della moglie, 2 anni prima, a sostenerlo c'era il figlio Pier Giorgio, che si teneva al suo fianco per confortarsi reciprocamente. Nel frattempo, però, il rapporto tra i due non è più così saldo, in quanto si è incrinato quando Pier Giorgio è stato coinvolto nelle indagini. La procura, nell'ambito della nuova inchiesta, ha effettuato accertamenti anche su di lui e lo ha interrogato. A margine della riesumazione della salma, Visintin ha rilasciato dichiarazioni che hanno suscitato clamore. Per l'ennesima volta, infatti, ha cambiato idea riguardo alle cause che avrebbero portato alla morte di Liliana. L'uomo, che recentemente aveva escluso la possibilità di suicidio, ora sostiene che nessuno avrebbe potuto farle del male, ovvero non crede più alla pista dell'omicidio. È tornato alla versione che aveva dato inizialmente, salvo poi modificarla. Siamo ormai abituati ai continui cambi di versione da parte di Visintin. La recente inversione di posizione del cognato non è sfuggita a Sergio, il fratello di Lilly, il quale da sempre sostiene che la sorella sia stata vittima di un'aggressione mortale. Per Sergio, il continuo cambio di versione del cognato mira a rendere più credibile il suo alibi, ovvero che la mattina della scomparsa della moglie egli fosse fuori per lavoro. Visintin ha aggiunto di vivere nell'ansia, di essere spaventato e fisicamente dilaniato. Tuttavia la domanda cruciale è: di chi o di cosa ha paura? Durante la riesumazione della salma presso il cimitero è emerso che anche l'amante di Lilly, Claudio Sterpin, era presente. Loro due, considerati rivali in amore, si sono ignorati reciprocamente. Sterpin è stato il primo a giungere al camposanto, varcando i cancelli alle 7:30 e lasciando un bigliettino sulla lapide di Liliana. «Scusa, AM, amore mio, per il vilipendio che subisci, indispensabile per scoprire la verità». L'uomo è categorico. Lilly è stata vittima di un atto malvagio. Ha sempre sostenuto con convinzione che la sua Lilly non avrebbe mai messo fine alla sua vita, specialmente in modo così assurdo, sigillandosi in sacchi. Lui e la pensionata comunicavano regolarmente e lei non aveva mai mostrato segni di insofferenza. Non c'erano campanelli d'allarme, nessun segnale che potesse indicare un crollo psicologico al punto di pianificare il suicidio. Inoltre, la giornata del 14 dicembre 2021, probabilmente l'ultima della sua vita, era iniziata come tutte le altre. Ripercorriamo quei momenti. Liliana si sveglia presto, fa la lavatrice e prepara la colazione, come di consueto. Intorno alle 7:40-7:45, il marito esce di casa, lasciandola sola. Alle 8:22 chiama Sterpin, con cui ha un appuntamento quella mattina, spiegandogli che sarebbe arrivata più tardi, dopo una visita a un negozio di telefonia. A proposito di telefoni, lo aveva lasciato a casa. Alle 8:43 viene ripresa dalle telecamere di una scuola di polizia in via Damiano Chiesa, camminando con 3 sacchetti dell'immondizia che getta nei cassonetti poco distanti. Prosegue poi in via San Cilino. Alle 8:45 la stessa telecamera inquadra l'amica di Liliana, Gabriella Micheli, che segue lo stesso percorso. Nonostante camminino una dietro l'altra, nei video non si incontrano.
Stranamente, nonostante la veloce camminata di Gabriella, non raggiunge Liliana. Alle 8:50 Liliana giunge in piazzale Gioberti, come documentato da una telecamera di un autobus. Da lì si dirige verso il bosco dove sarà trovata morta 3 settimane dopo. Da via Damiano Chiesa a piazzale Gioberti a piedi ci vogliono solo 2 minuti, non 7. Per la famiglia, la figura che sembra dirigersi verso il bosco non può essere Liliana. La procura ha risposto sostenendo che l'orario della telecamera della scuola di polizia era indietro di 5 minuti, quindi Liliana sarebbe passata alle 8:48 e non alle 8:43. Analogamente, Gabriella sarebbe transitata alle 8:50 e non alle 8:45. La famiglia della Resinovic mantiene una posizione scettica su questo punto e ha condotto indagini indipendenti. In loro soccorso è intervenuta Gabriella, fornendo i dati dei passi registrati dal suo cellulare. Questi dati sembrano smentire la ricostruzione della procura riguardo all'orario della telecamera, che secondo gli investigatori era errato. D'altro canto, secondo i consulenti di parte, l'orario era corretto. Se la loro interpretazione fosse corretta, Liliana non potrebbe essere giunta in piazzale Gioberti alle 8:50, ma piuttosto 5 minuti prima. Pertanto la donna vista dirigersi verso il bosco nei fotogrammi non potrebbe essere lei. Il fratello non l'ha mai identificata in quei frammenti d'immagine e ora anche il marito sostiene che non si trattava di Liliana. Inoltre sorgono dubbi sulle lesioni riscontrate sul viso di Lilly. Per i familiari, esse sembrerebbero compatibili con un'aggressione, mentre la procura lo nega. Infine, è considerato anomalo il fatto che sui sacchi contenenti il cadavere non siano state rinvenute le impronte della vittima. Se Liliana avesse agito da sola, com'è possibile che non abbia lasciato alcuna impronta? Risposte a queste e ad altre domande potrebbero emergere una volta analizzati i resti di Liliana.